E allora è uno degli argomenti più forti, insomma più caldi di questo periodo, uno degli argomenti che non dico che non faccia dormire la notte Donald Trump, ma sicuramente è uno così, insomma, dei nodi da sciogliere per quanto riguarda gli Stati Uniti, che da tempo, insomma, devono decidere cosa fare dell'affare, una ripetizione che comunque ci può anche stare, per quanto riguarda TikTok, una piattaforma cinese che oramai è stata scaricata soprattutto sia in Cina ma anche negli Stati Uniti e in Italia con sempre più utenti, insomma parliamo di cifre che si avvicinano sempre di più al miliardo, non siamo ancora a quei livelli ma insomma potremmo arrivarci presto e da questo punto di vista, insomma, siccome ogni movimento di Trump oggi comunque pesa come un macigno, perché siamo a ridosso delle elezioni, insomma, e ovviamente l'elettorato è anche un'ampia fetta delle persone che in qualche modo, insomma, usufruiscono di TikTok. C'è da capire bene che cosa succederà da qui ai prossimi giorni, alle prossime ore, perché comunque ieri era una giornata importante a livello di scadenze. Adesso vi spieghiamo tutto quello di cui c'è bisogno di dire la prossima scadenza è abbastanza a ridosso della giornata e della seduta di oggi. E allora, per fare chiarezza in qualche modo di quello che sta accadendo, anche un po' una volta per tutte, lo facciamo con Matteo Talarico di oggitrading.it. Matteo, ovviamente grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Ciao Giacomo, buon pomeriggio e grazie a te per l'invito. Allora sì, come dicevi, è un argomento di cui si discute molto. TikTok, per chi non la conoscesse, è un'applicazione social, Perfetto, partiamo possiamo dalle dire, basi, vai. sì, magari con anche qualche numero. È un'applicazione social, simile, possiamo dire, per un certo verso a Instagram. Appartiene però a ByteDance, che è una multinazionale cinese di IT. Ed è una multinazionale con sede a Pechino, è una società privata che quindi non quota e non è una società proprio piccola. Se vediamo nel 2017 e nel 2018 ByteDance ha avuto un fatturato di circa 7-8 miliardi e nel 2019 parliamo di 20 miliardi di dollari, quindi è un colosso del settore, Non è possiamo una dire. startup, insomma, per Non intenderci. proprio, non proprio. E TikTok è appunto un'applicazione che è stata lanciata da ByteDance in Cina nel 2016. In realtà dobbiamo dire che il boom TikTok l'ho avuto nel 2018 quando c'è stata una specie di fusione, se vogliamo chiamarla così, con Musical.ly. Musical.ly era un'altra applicazione che è stata acquistata da ByteDance e poi nel 2018 è stata incorporata la base user di TikTok, la base user di Musical.ly e è nata questa TikTok che conosciamo adesso, Ok, che quindi è è stata un'applicazione. migliorata nel corso degli anni e dello Certo. sviluppo, insomma, che ha permesso poi l'ampliamento e la diffusione un po' in tutto il mondo. Assolutamente, anche perché parliamo di un'applicazione con una base di utenti attivi di 800 milioni al mese, di cui 100 milioni negli Stati Uniti e 100 milioni in Europa, contando che circa il 57-58% di questa base user sta in Cina, tutto il resto sta sparso per il mondo. E curioso è che ha raggiunto 1,5 miliardi di download negli store, quindi è considerata la settima app più scaricata al mondo. Quindi questo fa anche capire l'importanza che sta avendo questa applicazione e il perché adesso si parli così tanto di TikTok. A Perfetto, livello abbiamo di anche fatturato, poi, scusa se ti interrompo ancora, ma abbiamo anche sì. spiegato bene a livello di cifre qual è la situazione. Io prima parlavo di 1 miliardo molto vicino, in realtà a livello di download quel 1 miliardo l'abbiamo già superato abbondantemente. Vai. Sì. Arriveremo a breve, secondo me, anche al miliardo di utenti attivi mensili. Nel 2019, diciamo che l'anno che ha avuto il boom, proprio vero, TikTok 2018-2019, nel 2019 TikTok ha generato 180 milioni di dollari di entrate solo grazie all'advertising, quindi alle pubblicità, insomma, quelle un po' che vediamo su Facebook e su Instagram, classiche, no? Le sponsorizzate. Sì. E di questi 180 milioni, 36 milioni solo negli Stati Uniti. Ed ecco che qua entra in gioco un po' la questione dei dati, no? Che è la base del discorso che andremo ad affrontare.
La base, sì, quantomeno ufficiale, insomma, i dati e quindi la privacy che si portano dietro inevitabilmente, ed è quello che, prima ho parlato di Trump che non ci dorme la notte, magari lui dorme benissimo su un letto e su una camera molto più bella e più grande delle nostre case, Trump ma, Tower. esatto, ma comunque sia, insomma, lui sostanzialmente si sta mettendo di traverso sulla diffusione di TikTok, soprattutto, anzi esclusivamente negli Stati Uniti. Trump si mette di traverso un po' ovunque quando si parla di Cina e non è una novità in realtà. Però a Vero? parte gli scherzi, no, a parte tutto qua, il problema riguarda proprio una questione di sicurezza nazionale per quanto riguarda la classificazione dei dati inerenti agli utenti americani che utilizzano TikTok. Sì. Infatti questi dati verrebbero di fatto trasportati dagli utenti americani dagli Stati Uniti ai cloud cinesi, quindi alla Cina. E quindi questo è come mappare un pochino i movimenti, le abitudini degli americani. Ed ecco perché Trump e la sua amministrazione sono contrari ad appunto TikTok negli Stati Uniti. E la Cina ovviamente non è che l'abbia presa benissimo, anche citando insomma uno dei passaggi dei vostri articoli di approfondimento su oggitrading.it, citate giustamente l'espressione che hanno usato a Pechino, bullismo economico e tentativi insomma di manipolazione politica. Questo è quanto, diciamo, questa è una delle reazioni di Pechino a questa, diciamo, posizione forte di Trump. Certo è che comunque, insomma, anche i cinesi non è che siano immacolati da questo punto di vista. No, no, anzi, però diciamo che i cinesi hanno messo le mani avanti, perché se da una parte hanno vietato le applicazioni come Facebook, Instagram, YouTube, o anche vari siti e vari software, magari americani o non, in Cina, è altrettanto vero che queste applicazioni sono state sostituite da altre applicazioni alternative che sono usate dai cinesi esclusivamente, quasi esclusivamente dai cinesi, che non vengono utilizzate dagli Stati Uniti. Quindi qua il traffico dati da un paese all'altro non c'è, perché la Cina, diciamo che fa tutto homemade, no? Ok, Fatto in Cina casa. ha il suo Facebook, ha il suo Instagram, ha il suo Esatto. YouTube, eccetera, eccetera. Dunque Esatto. la Ha messo un po' le situazione. mani avanti, Ha messo diciamo. le mani avanti, ha messo le mani avanti. La Esatto. situazione sostanzialmente è dunque è che Trump non è che ha detto no a TikTok, dice a TikTok io dico sì, a patto che ci sia una compagnia americana che rilevi in qualche modo le attività che riguardano gli Stati Uniti. Sì, e anche qui non bisogna proprio parlare di acquisizione vera e propria, ma di partnership, perché Partnership. infatti proprio negli ultimi giorni si sta parlando di questa Trusted Technology Partnership con Oracle, la società che si occupa di cloud, che diventerebbe poi la cloud provider di TikTok e che dovrà poi avere anche un ruolo di minoranza, di azionista di minoranza in TikTok. Però non dobbiamo parlare proprio di vendita vera e propria da parte di ByteDance. E questo diciamo che tranquillizzerebbe un pochino Trump, perché a quel punto, essendo che il cloud americano, per quanto riguarda il traffico dati americani, diventa di una società americana, non ci sarebbe più questo trasferimento di dati degli utenti americani alla Cina, ma resterebbe tutto dentro il territorio degli Stati Uniti. Ok, dunque abbiamo Oracle, insomma, diciamo in pole position, diciamo pole position nel senso che è la compagnia che peraltro è anche quotata, insomma, a Wall Street, che sta lavorando per ottenere, per fare in modo che, insomma, l'affare TikTok si risolva senza feriti, insomma, senza vittime. Prima di Oracle c'era stato Microsoft, no? Che aveva fatto un tentativo, Sì, ma diciamo meno fortunato di Oracle. c'è stato Microsoft in collaborazione con Walmart. Con Walmart, Ora vero? molti potranno chiedersi cosa c'entra Walmart in tutto questo. Walmart in realtà voleva fare questa specie di collaborazione, chiamiamola così, con Microsoft per aggiudicarsi TikTok da utilizzare poi magari come proprio canale di come canale pubblicitario, no? Per la stessa azienda Walmart, perché ricordiamo che Walmart produce, anzi vende retail, vende ai retail oggettistica o quant'altro, e adesso si sta, diciamo, mettendo in competizione con un colosso come Amazon. Quindi diciamo che l'acquisto di TikTok poteva servirgli per ridurre un minimo questo gap che c'è tra le due società. E
Microsoft alla fine sembra che non sia stata scelta da ByteDance come acquirer, proprio perché ByteDance non vuole vendere TikTok, ma vuole siglare una partnership. E anche, perfetto, secondo me, qua c'entra qualcosa anche l'amministrazione Trump, perché magari non ritiene il cloud di Microsoft piuttosto che quello di Amazon, perché bisogna dire che i competitor sono tanti, abbiamo Amazon, Google, Apple, Facebook, i competitor sono tanti, però magari Trump ritiene Oracle più sicuro. E però qua entriamo poi in una questione di infrastrutture, di semiconduttori, chip, che non sono materia di mia competenza, però leggendo qualcosa mi è sembrato di capire così. Ok, beh, insomma, poi i tecnicismi da questo punto di vista possiamo magari anche approfondirli in un'ulteriore situazione. Resta il fatto che, insomma, Oracle sembra, insomma, in buona posizione per chiudere questa partnership, ma il tempo adesso in qualche modo stringe, anzi, una scadenza si è già esaurita, che era quella, per chi ci segue in diretta, oggi è 16 settembre, ieri 15 settembre c'era una prima scadenza importante. Sì, ieri 15 era la prima scadenza, secondo Trump, improrogabile per appunto la decisione sulle sorti di Oracle. Adesso sembra che si parli del 20 settembre. Diciamo che c'è un po' di mistero e un po' di incertezza dietro tutta questa storia, quindi sarà curioso vedere come andrà a finire alla fine. Anche perché un'altra cosa che ha da dire è che, siccome ora TikTok, come Facebook e Instagram, si basano tutti su algoritmi, no? Per l'acquisizione di utenti piuttosto che per la vendita di pubblicità, di advertising, ByteDance non vuole cedere, non vuole vendere questi algoritmi agli Stati Uniti. Sì. Quello potrebbe anche essere un ulteriore problema, che potrebbe anche essere il problema per cui in parte Microsoft si sia tirata indietro, oppure che sia stato Trump a non voler fare acquisire a Microsoft, però c'è questa questione qua che non è da sottovalutare. Siamo comunque all'interno di una trattativa che, prima abbiamo parlato di scadenze, ma è una trattativa tra privati. Poi in realtà dietro c'è anche il segretario del Tesoro americano, che sta valutando anch'esso, insomma, come istituzione, come autorità, l'accordo che potrebbe esserci dietro il passaggio di TikTok agli Stati Uniti attraverso Oracle e quindi attraverso questa partnership. Però sostanzialmente essendo due parti, due aziende in qualche modo private, non è che si debba per forza definire così come lo era il 15 settembre. Adesso, se entro il 20 settembre non si conclude nulla, allora l'affare salta. In realtà stampa anche un po' alle parti, correggimi se sbaglio ovviamente, Matteo, sta un po' alle parti, è un po' una guerra commerciale due, insomma, tra Stati Uniti e Cina, e qui si mostra, si gioca a chi è il più forte, come ulteriore, diciamo, campo di battaglia in una sfida forse ancora più grande. Certo, assolutamente, è come se fosse una guerra dentro la guerra, però abbiamo visto poi come Trump sia solito dare gli ultimatum, no? Le date di scadenza, per mettere anche magari un po' di tensione, avere alla Cina e quant'altro, però alla fine tendiamo sempre un po' a prorogare, perché comunque non è che si fa da un giorno all'altro una partnership o barra acquisizione di questo genere, quindi non possiamo parlare proprio di scadenze, certo. Poi con Trump si sa, insomma. Con Trump non mai dire mai. Trump ha bisogno di mostrare i muscoli, ha bisogno di mostrare di essere forte in ogni trattativa, specialmente con la Cina e specialmente in una piattaforma come Oracle, che poi, chiedo scusa, come TikTok, che poi, per parlare ancora più terra a terra, Matteo, gli algoritmi di cui si parla, insomma, la privacy che conta così tanto, è la stessa cosa che vediamo, magari, insomma, poi tu magari sei un assiduo utilizzatore di TikTok, io non ce l'ho scaricato su... No, io neanche, non l'ho mai utilizzato. Ok, però insomma, per parlare di piattaforme quantomeno in Italia più diffuse, Instagram, Facebook, quando ci appaiono le pubblicità sponsorizzate di un paio di scarpe, di una ricerca di case nuove, insomma, sono tutte dovute alla ricerca che facciamo noi con l'apparecchio all'interno del quale c'è anche TikTok, e quindi poi attraverso questi algoritmi su TikTok sostanzialmente vengono dirottate quelle pubblicità
che gli algoritmi ritengono a noi interessanti. Insomma, la chiave è questa qui, no? Sì, assolutamente, assolutamente. Ma infatti Trump perché non ha, secondo me, bannato direttamente TikTok e ha detto ok, chiudiamola qua e basta? Perché da un certo punto di vista TikTok porta anche qualcosa agli Stati Uniti, nel senso che tutte le aziende americane che decidono su TikTok capisci che se riescono a raggiungere una base user di 800 milioni di utenti è qualcosa di positivo anche per loro, no? E adesso tra l'altro si parla di ByteDance che abbia dato l'ok per aprire un quartier generale negli Stati Uniti e di creare anche abbastanza posti di lavoro, quindi questo sarebbe anche positivo per gli Stati Uniti. Potrebbe essere assolutamente positivo, peraltro il fatto che Matteo poco fa, Matteo Talarico, OGTrading.it diceva c'è un po' di mistero anche su questa trattativa, lo si può vedere anche andando su Google, cioè se voi andate su Google e digitate, non lo so, TikTok, Oracle, ByteDance, i principali, diciamo, protagonisti di questa vicenda, troverete diversi siti che dicono, ad esempio, ce n'è uno che dice ByteDance non cederà gli asset americani a Oracle, poi però sotto c'è un altro sito che dice Sì, guarda. TikTok accetta l'offerta di Oracle, quindi insomma anche a livello di comunicazione. Diciamo le due parti in generale, America e Cina, non stanno aiutando. Sulla Cina siamo quasi abituati, insomma, abbiamo visto anche a livello di Covid come è stata la comunicazione, ma insomma anche dagli Stati Uniti, adesso non voglio fare paragoni audaci, però insomma è ovvio che sugli scontri durante le manifestazioni, sull'atteggiamento della polizia, insomma atteggiamento repressivo della polizia verso manifestanti sicuramente violenti, beh, diciamo che la Casa Bianca si è schierata e ha dato una sua versione, quindi una sua comunicazione delle cose piuttosto discordanti da molti altri soggetti, come possono essere la NBA, come può essere semplicemente il telegiornale indipendente americano o anche diverse voci, insomma, dell'Europa e non soltanto. Per chiudere, insomma, sull'argomento, Matteo, la sensazione che un po' l'hai anche accennata poco fa, qual è? Come scadenza c'è il 20 settembre, ma potremmo assistere a qualcosa che possa insomma, dilatarsi nel tempo anche nel mese di ottobre, ad esempio, fino alla fine delle Ma elezioni, allora, siamo oppure no? molto vicini, secondo me, già a un accordo da quello che dalle fonti che riesco a reperire. Magari già si riesce a definire chi sarà il partner entro, ormai sembra praticamente sicuro Oracle, dovrebbe definirsi poi, spero in tempi brevi, chi sarà il partner, poi le procedure che saranno le procedure di acquisizione di partnership, magari lì ci vorrà del tempo, chiaramente. È curioso da vedere se andiamo sui mercati anche il titolo Oracle come comunque abbia preso la notizia da un certo punto di vista, perché poi sono i mercati che vanno a riflettere anche le notizie e a volte anche ad anticiparle, no? E Assolutamente, ti infatti. sto seguendo peraltro, hai citato Oracle, noi stiamo guardando Oracle sul grafico, beh insomma ci sono stati dei movimenti a livello di volatilità molto, molto impressionanti, decisamente impressionanti, il più 4,32 della vigilia, il più 2,49 di oggi, l'11 settembre c'è stata una volatilità estrema, ha raggiunto un massimo di 61,86, ma anche un minimo di 56,86, quindi insomma estrema volatilità. All'interno comunque di un movimento rialzista dai minimi di marzo, quando il Covid aveva raggiunto il punto più basso dal punto di vista delle reazioni in borsa. Ultimi 60 secondi, anzi dai, facciamo 100 secondi con Matteo Talarico. Intanto chiedo alla regia di mostrare anche sempre su OG Trading, che sta per Only Gain Trading, l'elenco delle piattaforme, dei siti che la Cina ha bloccato e che non fa vedere all'interno del proprio territorio. Insomma, abbiamo Se Google, quelli sono solo abbiamo. una parte, sono solo una parte, ma se vai a fondo veramente la lista è veramente lunga. Sì, cioè, anche Netflix, adesso pare che Netflix sia bloccato, ma anche quello comunque è stato bloccato per parecchio tempo, insomma ce ne sono veramente una caterva. Tutti i siti più grossi che conosciamo noi in Cina non esistono. Allora, intanto scusami, avevo delle pause perché intanto la regia mi stava comunicando alcune cose. Volevo chiudere 2 secondi solo con Matteo Talarico per fare in modo che tu ci racconti un po' oggi trading.it di cosa si occupa e quali sono, insomma, i trend che seguite maggiormente.
Sì, la nostra è una community più che altro, siamo nati come OG Trading a marzo sostanzialmente, siamo abbastanza freschi da questo punto di vista. OG sta per Only Gain, qua anche molti ci diciamo che ci classificano come fuffa, no? Perché dicono Only Gain, questi si chiamano come solo profitti. In realtà il nome deriva dal fatto che il fine ultimo di chi fa investimenti e chi fa trading è quello di fare profitti, perché è inutile girarci intorno, nel percorso ci sono le perdite, ci sono i guadagni, ma il fine ultimo è quello di fare dei profitti sostanzialmente. Noi ci occupiamo, insieme al mio team, di formazione da un certo punto di vista nella materia di investimenti e di analisi e ricerca nei mercati. Ci occupiamo di analisi titoli e anche analisi di mercato su Forex e indici, poco sulle commodities, qualcosina sulle commodities, e siamo una bella community. Sono contento che stiamo crescendo bene e stiamo facendo le cose fatte bene, secondo me. E allora, grazie a Matteo Talaricco per l'approfondimento, insomma, su TikTok, oggitrading.it. Alla prossima, Matteo, buon lavoro. Grazie a te, Giacomo, a te. E allora ci fermiamo per un break pubblicitario, al rientro seguiamo ovviamente cosa combina Wall Street e poi con Alberto Camuncoli per raccontarvi un po', analizzare ovviamente l'avvio delle contrattazioni di Wall Street e poi le sue solite indicazioni sulle strategie e sugli investimenti in opzioni. Restate con noi.